Bella a tutti ragazzi, qui è il Satto, ventesimo episodio dei Mythbusters con tanti ospiti illustri. La prima domanda è se è possibile recuperare un'auto affondata utilizzando il Cargo Bob. Qui abbiamo il nostro Cargo Bob per andare a vedere se riusciremo a tirare un'auto fuori dall'acqua, già più o meno mezza affondata o totalmente affondata. Adesso col nostro Cargo Bob ne andremo a prendere una, poi la porteremo in spiaggia e vedremo un po', ragazzi. Secondo me si può fare, ragazzi, a meno che l'auto non sia troppo in fondo e il gancio non riesca a prenderla, credo che si possa fare. Allora, prendiamo un'auto, prendiamo questa berlina che è molto più bassa rispetto alle altre, la portiamo in spiaggia, ragazzi, dovrebbe funzionare meglio, o almeno credo. Perfetto, ci siamo, sganciamola, ok, cerchiamo di non danneggiarla. Cerchiamo di non danneggiarla, perfetto. Allora, scendiamo dal nostro Cargo Bob e facciamola, ragazzi, affondare più o meno. Ovviamente non tantissimo, ma un po'. Cercheremo di ricoprire tutta l'auto con l'acqua, più o meno. Andiamo, andiamo. C'è anche gente che si sta facendo il bagno, perfetto. Stanno assistendo a un mito. Così anche loro potranno dire se sarà confermato oppure no. A questo punto credo che l'auto sia, ragazzi, affondata. Ormai non va più, non camminava più per il momento. Adesso cercheremo di spingerla un altro po', ma non troppo, perché poi veramente se ne va completamente a fondo. Allora, così è quasi ricoperta. Quasi ricoperta, vediamo un po' le onde. Ok, ricoperta completamente dalle onde, perfetto. Ragazzi, andiamo a prendere il nostro Cargo Bob. Ok, ci siamo. Vediamo se possiamo agganciarla. Vediamo un po'. Vai Cargo Bob, ce la facciamo? No ragazzi, forse non ce la facciamo. Invece sì, invece abbiamo recuperato l'auto. Adesso vedremo anche se funzionerà. Proveremo anche a farla partire. Quindi posiamola qui senza danneggiarla, perché già è mezza affondata, tutta l'acqua dentro, ovviamente. Adesso proveremo a vedere se funzionerà. Io sinceramente credo di no, perché di solito mi è già capitato di provare auto più o meno mezza affondate e non andavano. Vediamo un po' se va. Niente, va verso il Cargo Bob. Quindi sì ragazzi, possiamo recuperare un'auto affondata con il Cargo Bob, a patto che ovviamente il Cargo Bob ce la faccia, il gancio arrivi nell'auto. Ma poi non potremo guidarla, perché insomma il gioco non ci permette di salire all'interno dell'auto. Anche se dovessimo farcela, credo che l'auto poi non riesca a partire più. Ma comunque potremo recuperarla nonostante sia affondata, quindi è confermato. Adesso invece una domanda altrettanto interessante, se non di più: è possibile rubare un'idra in volo? Avete capito bene, in volo. Allora, adesso ci stiamo dirigendo verso l'idra, proveremo a rubare un'idra in volo, ovviamente con decollo verticale, perché altrimenti sarebbe impossibile, e vedremo se il nostro personaggio, ragazzi, riuscirà a recuperare l'idra in volo, oppure cadrà giù e precipiterà tutto, non so, aereo, personaggio compreso, non saprei. Credo che si possa fare, a meno che una volta tirato fuori il pilota, il jet non precipiti giù. Eccoci arrivati sull'idra, proviamo a rubarlo. Perfetto, abbiamo buttato fuori praticamente il pilota che c'era prima, che poi ha aperto il paracadute. E nulla, abbiamo recuperato il jet, che stava ovviamente volando con il decollo verticale. Quindi l'abbiamo rubato veramente senza nessun problema. Quindi sì, è confermato, si può rubare un jet. Ovviamente poi è precipitato, però si può rubare un jet nonostante sia guidato da un altro giocatore, a patto che sia comunque con il decollo verticale, altrimenti sarebbe impossibile. Una bomba adesiva attaccata su un aereo al limite della mappa esplode oppure no? Salve a tutti, ci ritroviamo per l'ennesima volta nel canale di questa bestia immonda per fare uno dei suoi soliti Mythbuster. Dobbiamo verificare come prima cosa se un C4 attaccato sull'aereo, quando raggiunge il limite della mappa, esplode. Quindi per prima cosa attacchiamo un C4 al nostro caccia, che abbiamo reperito legalmente dalla base di Forza Ancuda. Ecco, abbiamo rotto anche il coso lì, il vetro, Allora, ecco, per prima cosa togliamo il cappello da antisportivo, perché sono antisportivo, sì. Allora, mettiamo una bomba adesiva, proprio la mettiamo sul motore.
ecco. Mettiamone anche più di una, già che ci siamo. Bene. Ho scelto un caccia, oltre perché, vabbè, è il mio velivolo preferito. Anche perché così facciamo prima a salire. Quindi, vediamo di andare in quota. Allora. Perché? Che cavolo ho fatto? Che cavolo? Non mi fa più cambiare la visuale, che cazzo? Aspetta, qua c'è qualcosa che non va, eh. C'è qualcosa che non va qua. Andiamo di atterrare delicatamente, ecco. Allora, ok, la visuale è tornata a posto. Vediamo. Ok, adesso ci siamo, bene. Possiamo andare su. Tanto notare le bombe che prendono fuoco ma non esplodono. Perché ovviamente questo è un grave errore secondo me. Perché piazzare una... cioè un... farle esplodere con un proiettile e poi non farle esplodere... Ron, non rompere il cazzo. Sì, sì, va bene. Dovremmo stare per raggiungere il limite della mappa. Ma ancora... tanto qua non succede nulla. Ecco, mi sa che l'abbiamo raggiunto perché si sta andando in stallo, quindi... abbiamo raggiunto il limite della mappa e stiamo volando al contrario, attenzione. Ok, adesso non più. E mi rimette la visuale all'interno, perché? Se è un bug, cos'è? Boh. E adesso proviamo ad andare in mare allora a sto punto. Come sapete ci sono due limiti della mappa, anzi tre in realtà, in altezza, in profondità e in lontananza, se così si può dire. Quindi vediamo di andare lontano in mare. Tempo rimanente da antisportivo, come potete notare, 0 anni, 1 mese, 25 giorni. Ecco, mi ha rimesso la visuale dall'interno, non so perché. Non lo sto facendo io sta roba, la fa da solo. Non capisco. Ecco, ecco, siamo al limite della mappa. No! Ma se io provassi a farla esplodere... sì, a quanto pare esplode. Ok. Comunque è sfatato, perché non esplode da sola, però esplode, ce la faccio esplodere io. Quindi non so se sia proprio sfatato... Madonna il cappello. Se sia proprio sfatato o confermato, anche perché non ho capito molto bene cosa intende essere sfatato, ma vi dirà lui se è sfatato o confermato, visto che io sono ritardato. Prendiamo questo macinino in prestito, ovviamente. Tanto arriva il camion dei pompieri. Ecco, bravi. Che come ha già visto, mi pare, in un altro episodio, Arsato non fanno il loro lavoro. No. Elicottero. Ah, sì, eh. Ah, sì. Ah, sì. Volevi. Con un cargo, Bob, si può agganciare un'auto decapotabile con il tettuccio aperto? Bene, allora, prima di tutto... tanto che il tettuccio si toglie, io chiamo la Pegasus. Perché... si dà il caso che io il cargo bob ce l'abbia, perché l'ho preso a Natale quando c'erano ancora tutti quei glitch. A Natale di 2 anni fa, scusate. Quando c'erano ancora tutti quei glitch. Quindi cargo bob, eccolo lì. Ecco qua il nostro cargo bob. Io non saprei. In teoria si dovrebbe agganciare, però andiamo. Per ora no, però... però la sto toccando. Non pensate male. Però no, non si aggancia. Cioè, sì, si aggancia un po', come vedete. Però... ah, sì, si è agganciata. Si è agganciata nel vuoto. Però si è agganciata. Quindi direi che è confermato. Non è che si aggancia proprio in qualche punto molto... cioè, non si aggancia da nessuna parte. Però comunque è confermato, sì. Ringrazio Arsato per avermi fatto partecipare a un altro suo video e noi ci rivediamo alla prossima. E non esplode ovviamente, siccome la mia auto è fatta di titanio e non esplode. Quattro caccia che sfiammano su un giocatore fanno ottenere un effetto dopatissimo oppure no?
Eccoci qua, questa attività dopatissima, meet pasta, come la volete chiamare, in compagnia di diversa gente malata, ovvero... Wow. Salve ragazzi, sono Zara Willix. Beh ragazzi, sono Xeven. Ok, io sono in mezzo a dei caccia, teoricamente dovrebbero venire qua gli altri, però stanno facendo ben altro. Voi Oh sugli cazzo. altri... Aspetta, ho già subito danni però. Aspetta, oh, che cazzo? Vaffanculo. No, vabbè, questa è una mancanza di rispetto, eh. Eh sì, aspetta, fate proprio la formazione chiusa, e io mi metto dal centro all'alto, perché... Ma proviamo come prima, perché ho visto che faceva tipo un giro strano, no? Magari se tu stai già in mezzo e noi stiamo al Cavolo, sto già... centro e Che azioniamo tutti cazzo? insieme. Hai visto che è successo? Ecco, Ecco, vedi. perfetto. L'effetto... Sì, comunque l'effetto già è diverso. Ecco. Sì, fa una sorta di sballonzolo. Oh, sono pure sopravvissuto rispetto alle altre volte. Incredibile. Oh. Beh, allora direi che è confermato ed è anche causato la morte. Qualche Mamma commento su mia. questo esperimento scientifico? Cosa ne pensi, Willy? Puoi spiegarci con qualche legge fisica questi avvenimenti? No. Xavier? C'è poco di scientifico. Diciamo solamente che è Oh. sexy, dai. È rockstariano. Si potrebbe definire una sorta di gioco erotico, dai. È bomba, basta. Che dire ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, vi ricordo anche di passare nei canali degli altri YouTubers che hanno partecipato al video, trovate tutti i link in descrizione e scrivete i miti che volete vedere nei prossimi episodi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!